comunque Radio Roma, questa è sempre Radio Roma Magazine e adesso torniamo a teatro. Noi piace sempre presentare spettacoli teatrali, incoraggiare il teatro. Oggi abbiamo uno spettacolo di grande successo, è iniziato già il 24 marzo al Teatro Manzoni di Roma fino a 17 aprile, quindi c'è ancora il weekend di Pasqua. Parliamo di Sexy e Indecise, uno spettacolo con Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino e Michela Miconi. Michela, l'abbiamo proprio in collegamento telefonico. Buon pomeriggio, Milena. Ciao, buon pomeriggio. Milena, grazie di essere con noi, grazie davvero. Grazie a voi, mi fa molto piacere, grazie. Anche per noi averti Milena. Dunque, parliamo di Sexy e Indeciso, uno spettacolo che sta avendo grande successo, è partito il 24 marzo. Sì. Ricordiamo un pochino la trama di Mauro Gaiani, regia di Cinzia Berni, si parla di una grande amicizia che dura nel tempo, dura negli anni. Sì, sono praticamente tre compagne di liceo che si rincontrano per un caso fortuito della vita, diciamo. Tutte e tre hanno una storia passata un po' particolare, nel senso che avevano sogni come tutte le persone del mondo, che però poi si sono infranti, una delle tre era una cantante famosissima negli anni 80, ma poi è scomparsa. Un'altra invece studiava, era una studiosa che poi è diventata insegnante, ma ha perso il suo posto di ruolo a causa di un uomo che ha incontrato nella sua vita, e l'altra invece che si era sposata col suo grande amore di quando era ragazzina e invece scopre che lui la tradisce e quindi si separa. Tutte e tre quindi in un momento difficile della loro vita, in un momento particolare poi, perché a 50 anni certo. Le donne insomma sono ancora oggi, grazie a Dio, donne che comunque lavorano, che fanno 200 miliardi di cose, sono donne belle, forti, eccetera, eccetera, che però vivono questa situazione a metà, no? Che non hanno più 20 anni, però nello stesso tempo hanno ancora voglia di fare. Però tutte e tre, chiaramente deluse dalla vita, si incontrano perché cercano una stanza e finiscono a casa di una delle tre, appunto della cantante famosa, che ormai senza più una lira decide di affittare le sue stanze. E da lì comincia il loro racconto della loro vita e perché si sono allontanate e perché poi per 30 anni non si sono più viste, fino a che chiaramente trovano un punto di incontro. A scombinare la loro vita c'è questa ragazza giovane di 20 anni che appunto li mette un po' di fronte a una realtà che è la realtà di oggi, una realtà social, virtuale, che loro combattono in qualche modo perché non conoscono questa realtà. E invece poi piano piano, grazie a questa ragazza, capiranno quanto è cambiato il mondo, quanto sono cambiate loro e quanto invece loro, se adattandosi alla vita di oggi, possono riscoprire, ritrovare un po' se stesse e la loro forza. È molto ecco, bello. Questo è il tema, è molto attuale, è una commedia molto leggera, molto divertente, insomma noi ci divertiamo moltissimo e il pubblico risponde molto bene, quindi siamo felici. È bellissimo, anche com'è stata l'emozione di tornare a teatro dopo due anni insomma di pandemia. Il teatro, lo sappiamo, come tutto lo spettacolo, ha sofferto tantissimo. Com'è ritrovare l'abbraccio del pubblico, Milena? Ma guarda, il teatro è sempre un'emozione grandissima. Io devo dire che sì, è vero, a parte il periodo della pandemia, quindi dove non era possibile uscire, dove veramente siamo stati proprio fermi, poi in realtà io ho sempre mantenuto questo anche durante il periodo estivo. Gestivo un teatro in un villaggio, per cui comunque avevo modo di stare a contatto con la gente e con il pubblico. Rientrare a teatro così, diciamo, come stagione a tutti gli effetti, è bello, è difficile, ancora stiamo lottando molto, la gente fa molta fatica a tornare a teatro e per quello noi cerchiamo di andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante tutto, cerchiamo di farci trovare appunto al teatro, perché la gente deve ricominciare, deve capire quanto è importante, deve capire che può ritornare a vivere serenamente, e quindi per questo noi continuiamo e lottiamo affinché insomma questo non si perda, la voglia di andare a teatro non si perda. È vero, hai detto una cosa bellissima. Milena, voi siete tutti e tre, siete tre attrici di spessore, dei volti noti, TV amatissimi. Com'è l'empatia tra voi con Matilde Brandi e Patrizia? Ma sai, noi siamo tre amiche, prima di tutto.
che hanno fatto un percorso di vita, appunto siamo arrivate oggi a 50 anni, tutte e tre con un nostro bagaglio, no? Matilde ha la sua professione, appunto, che è la danza, la sua scuola, e Patrizia idem, comunque segue il teatro, va a teatro, gestisce anche il teatro Manzoni, quindi io faccio teatro da sempre, ho cominciato con il teatro e non ho mai abbandonato. Diciamo, con la nostra storia e con la nostra amicizia abbiamo detto, chi meglio di noi potrebbe interpretare queste tre, perché ci rappresentano, perché poi siamo noi rappresentiamo i personaggi rappresentano quello che siamo noi oggi, e quindi ci siamo unite in questa occasione, diciamo, in questa avventura, e ci siamo riscoperte in qualche modo, perché è vero che eravamo amiche, ma non c'era mai capitato di stare proprio insieme noi tre sul lavoro, ed è stato bello ritrovare le amiche anche in palcoscenico e scambiarci proprio delle idee, delle opinioni, la nostra esperienza. Io credo che poi questo è importantissimo nel lavoro, soprattutto in questo, potersi mettere in gioco e capire dall'altra che cosa poter migliorare, che cosa fare, cioè è uno studio continuo, e questa è la cosa bella, no? È bello questo ritrovarvi insieme, anche scoprendo nuovi lati magari vostri. Assolutamente sì, io dico, cioè, così come Patrizia, con Matilde, noi appunto siamo amiche e ci conosciamo da sempre, però abbiamo scoperto dei lati nostri personali lavorando insieme, e questo credo sia fondamentale nelle persone, conoscersi veramente bene per poter poi, perché sai, la conoscenza è sempre abbastanza, come dire, superficiale tra 200.000 persone che incontriamo ogni giorno. Poi questo mestiere ti fa incontrare veramente tante persone, e sono sempre persone che passano e che poi magari qualcuno sì lo rivedi, o qualcun altro magari non lo vedi più. Invece noi, appunto, essendo già delle amiche che si conoscevano, non ci frequentavamo tantissimo, però comunque ci sentivamo, ci vedevamo in alcune occasioni, eccetera. In questa situazione ci siamo proprio ritrovate, ci siamo ristrette, nel senso ci siamo conosciute di più, e questo per me nell'amicizia è importante, no? Perché la conoscenza, appunto, è fatta dalla quotidianità, e noi, vedendoci adesso spesso tutti i giorni, stiamo imparando a conoscerci in maniera più profonda, e ci siamo scelte di nuovo, no? Come amiche. E questo è bello nell'amicizia, così come nei rapporti tra, insomma, quando si è fidanzati, sposati, eccetera, no? Tutti i rapporti sentimentali. Una persona nel tempo la apprezzi poi anche tutti quelli che sono i pregi e i difetti, soprattutto, no? Che ti fanno continuare a stare vicino a qualcuno. Assolutamente. E questo è fondamentale. È fondamentale. Allora ricordiamo, fino al 17 aprile al Teatro Manzoni di Roma. Fino al 16, perché il 17 poi è Pasqua. Quindi e allora abbiamo deciso di non rompere le scatole alla gente. Ah. Chiudete un giorno prima, allora. Esatto, finiremo il sabato 16, però insomma io veramente lo consiglio a prescindere, perché è uno spettacolo leggero, divertente, dove si passano veramente 2 ore in tranquillità, ed è importante tornare a teatro. È importante. Qualunque cosa, ma tornate a teatro, mi raccomando, e grazie a voi per avermi dato questo spazio per poter, insomma, fare questo appello. Grazie a te. Grazie quindi a te, Milena, per essere stata con noi, davvero. Grazie davvero, Milena Miconi, fino al 16 aprile a Teatro Manzoni. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie e tanti auguri, buona Pasqua a buona tutti. Buona Pasqua. Grazie ciao. Anche a te. Ciao, grazie. Ciao. E noi